Quando le basette di zio Semen si incendiarono, lui decretò il lutto nella casa, ordinò di stendere del satin nero su tutti gli specchi e indossò un abito nero con il collo di raso e un tale puzzo di naftalina che tutte le zanzare e le mosche che si trovavano in casa volarono via all'istante. A sera inviò a tutti i fratelli dei telegrammi con identico testo: mettiti subito in marcia, figliolo, un fuoco infernale ha divorato le mie basette. Semen Malakovic. Vendere a una società di produzione la più grande storia mai raccontata e ricavarne il più grande film mai realizzato. Questo è il sogno di Fernando Castelli, cinefilo assatanato e garzone tuttofare in una piccola videoteca. Creerò la realtà di cui ha bisogno Miss Toland. La scriverò e poi gliela consegnerò, assicura Castelli alla sensuale top manager americana che ha appena acquisito la sgangherata Tudu Film. La formula magica per coronare questa utopia? Chiedetelo a Jack lo Squartatore, esperto consigliere segreto di Castelli. Chiedetelo all'ex tenente Colombres, afflitto dall'improvviso tradimento della fidanzata con una fotografa. Chiedetelo all'impeccabile commissario Pietri, sempre pronto per scintillanti comparsate sulle prime pagine dei rotocalchi argentini. Chiedetelo soprattutto a José Pablo Ferm, uno dei più geniali comici e beffardi scrittori dei nostri anni, e preparatevi a vicende, personaggi e considerazioni sconcertanti, anzi, come dicevano i protagonisti di Arancia Meccanica, da cinebrivido. Il correttore di bozze è un uomo di mezza età, solitario, un innocuo forzato della lettura, imprigionato nelle forme dei testi, obbligato a trovare gli errori come un segugio, a leggere quello che detesta. La pagina, la realtà, gli è ostile, con le mutazioni capricciose della lingua, i cambiamenti del gusto dei lettori, le imposizioni dell'industria culturale, le vanità degli autori che si prostituiscono e gli appetiti perversi dei loro clienti che li mantengono. Un giorno si imbatte in un nuovo racconto da correggere. Gli sembra strano e per quanto si sforzi non riesce a raddrizzarne l'invincibile ambiguità. Lucilla, signora benestante non più giovane, mentre fa la spesa è adescata da un provocante ragazzo, un gigolò a cui cede e da quell'atto inizia per lui un incubo nero e violento. Ma chi la perseguita? Per lei un incubo nero e violento. A cosa mira? L'intreccio non è chiaro per il correttore, ci si perde e nemmeno più gli è chiaro se la trappola è tesa a Lucilla, al lettore, a lui stesso. Egli cerca di entrare nella storia, di sfuggire al complotto, perché da dentro il racconto qualcuno gli parla, lo minaccia, lo ricatta. Il correttore di bozza è una metamorfosi, un racconto doppio tra la parabola e l'horror, cui Francesco Recami al suo secondo romanzo sperimenta con una narrativa dell'enigma e dell'ossessione in cui il pensiero si smarisce nella pagina scritta e fissa lo sguardo sui nostri quotidiani inferni mentali.